presidente, non c'è 3 senza 4, è giusto dire, sul quarto modulo ci sono dei numeri molto importanti, è una città che cambia, i progetti vanno avanti. Quarto modulo, per chi non è del settore, potrebbe sembrare una cosa, un concetto un po' astruso, in realtà è una, oggi si celebra un obiettivo centrato molto importante. Rete Ferroviaria si presenta qui per dare l'ok a un grande progetto al quale stiamo lavorando del 2016, che è quello di ampliare l'offerta terminalistica del quadrante, che da con la realizzazione di questo progetto potrà accogliere treni di portata e dimensioni assolutamente superiori, che sono in linea con le dinamiche europee, perché oggi già alcuni paesi sono pronti per queste grandi sfide, non può l'Italia mancarle, e noi siamo il primo interporto non solo d'Italia ma d'Europa. L'operazione è molto importante, diciamo che il progetto definitivo dovrebbe essere, definitivo e l'esecutivo dovrebbero essere pronti tra fine 2020 e inizio 2021. Nel 2026 l'opera sarà praticamente compiuta, eseguita e messa appunto in rete. Si sfiorano i 100 milioni di progetto fra progettazione e esecuzione delle opere. Il Veneto cambierà molto perché il Veneto ha bisogno di essere connesso ai mercati nazionali e ai mercati internazionali. Abbiamo un Veneto che vive di 63 milioni di export e 48 milioni e 8 di import, dove il mercato che si affaccia alle nostre aziende è sostanzialmente il mercato europeo. Quindi potete ben capire che il corridoio scandinavo-mediterraneo che si incrocia con il Mediterraneo proprio a Verona è un corridoio di traffico merci e di trasporto fondamentale. Fra l'altro domani presenteremo a Palazzo Balbi insieme al Presidente Zai e al Professor Cascetta il nuovo piano regionale dei trasporti, ed è stato costruito questo piano regionale dei trasporti anche con i contributi importantissimi del Consorzio Zai, perché giustamente il Veneto sta diventando una piattaforma logistica. Come potete vedere in giro, le logistiche si stanno diffondendo, c'è bisogno di poter gestire questo traffico merci in maniera intelligente sia su gomma che su ferro, e credo insomma che questo investimento, parlare di poter accogliere questi treni lunghi 750 metri, ma addirittura si potrà arrivare a 1000 metri con l'apertura del tunnel di base del Brennero, per quanto riguarda l'attività delle nostre imprese, sicuramente sarà una rivoluzione. Bene o male, il Veneto ha un'urbanizzazione diffusa, lo sappiamo, quindi abbiamo un grosso problema di questi camion e di questo trasporto pesante che va su viabilità che non è adeguata. Quindi abbiamo bisogno da una parte di adeguare le grandi infrastrutture viarie per poter permettere ai camion e comunque al trasporto merci di poter viaggiare serenamente, ma l'obiettivo è quello di far sì che le merci viaggino su ferro il più possibile. In questo momento abbiamo una piccola parte di merci che viaggiano su ferro, ma con l'adeguamento del nodo logistico dell'interporto sarà sicuramente, ci sarà la possibilità di migliorare questi obiettivi.